L'auto bruciata, prima il rogo, poi le piogge incessanti e il fango. Molti elementi fondamentali per le indagini, distrutti per sempre. Chi ha rapito, ucciso e fatto sparire Massimo Vona è gente che mastica di crimine organizzato. Nessun allontanamento volontario, nessun dubbio ormai per gli inquirenti. Quello consumato a Petilia Policastro, nel Crotonese, è l'ennesimo caso di lupara bianca nella regione in cui tanti troppi diventano fantasmi. Il caso è all'attenzione della direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Massimo Vona, 44 anni, allevatore con precedenti penali, scompare il 30 ottobre. Esce di casa nel primo pomeriggio, deve dar da mangiare agli animali, dice. A casa però non ritornerà. E il cugino di Valentino e Giuseppe Vona, il primo ucciso e l'altro scampato all'agguato, consumato in località Marrate di Petilia Policastro il 21 aprile del 2012. Fu la vendetta, riconosciuta tale dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4 dicembre 2017 per l'omicidio del boss Vincenzo Manfreda. C'entra un regolamento di conti effettivamente mai saldati tra i clan locali o c'è altro? I carabinieri di Crotone, quelli del nucleo investigativo provinciale della compagnia di Petilia Policastro, non lasciano nulla al caso. Partono dalle relazioni, dai contatti, dalla quotidianità di Massimo Vona per risalire agli equilibri della geografia mafiosa petiliese, profondamente mutati dopo l'offensiva scatenata su input delle forze antimafia dal 2009, cioè dalla scomparsa di Lea Garofalo. Da Crotone per la Cinews 24. La partita sui servizi sanitari offerti dallo SPOC di Corigliano Rossano si gioca tutta sulle prospettive del nuovo ospedale della Sibaritide, in fase di realizzazione. Nel frattempo, però, rimangono i disagi sull'organizzazione dei due ospedali e particolarmente sulla dislocazione dell'area medica e di quella chirurgica, quest'ultima allocata a Rossano e che entro un anno potrebbe finalmente essere fornita dei 30 posti letto previsti dal decreto 64. L'esigenza del territorio in questo momento è quello di dare un'offerta sanitaria in termini di chirurgia effettivamente ottimale per quanto riguarda un bacino di utenza che raggiunge quasi le 200.000 persone. Rossano oggi può godere di 21 posti più o meno effettivi sulla chirurgia per un'utenza di 200.000 abitanti, a differenza di altre realtà della provincia dove l'utenza è minore e magari sono 10 chirurgie. Oggi possiamo vantare la disponibilità di 21 posti letto, che sono ancora lontani dai 30 posti letto assegnati a Rossano dal decreto 64, cioè un'unità complessa deve avere 30 posti letto. Se non decolla l'ospedale di Insiti, tutto questo è già in programma, già presi impegni da parte del settore aziendale, penso che il futuro di questo territorio per quanto riguarda la branca della chirurgia possa avere una certa serenità mentale. Marco Le Fosse per la CNews 24. Con il concerto di Stefano Bollani è calato il sipario sulla 16ª edizione del Festival d'autunno al Teatro Politeama di Catanzaro. La rassegna, diretta da Antonietta Santacroce, che ha avuto come filo conduttore l'Alma Brasileira, ha chiuso col botto col talento istrionico di Bollani, uno dei più grandi pianisti jazz a livello mondiale. Che Bomb è il titolo del concerto ed è il Brasile, secondo Bollani, un caleidoscopio di suoni e di emozioni, un gradevole mix di melodie intessute al pianoforte e intrecciatesi con la presenza delle percussioni di Tiago Serrigna e della batteria di Yurim Moreira, pulsanti grazie al contrabbasso di George Elder. A Banda, conosciuta anche in Italia nella versione di Mina, è stato il punto di partenza ideale per un viaggio travolgente attraverso ritmi e sonorità mai scontate, con brani come Uomini e Polli, Galapagos, Abba Rossa, I Baroni di Siviglia, Creatura Dorata, solo per citarne alcuni. Dunque, in un mix unico in grado di riunire le calde note della musica brasiliana con l'armonia del jazz e richiami africani, Bollani è riuscito ancora una volta a sorprendere con grande energia il suo pubblico, che per l'occasione è giunto da ogni parte della regione. Rossella Galati per la CNews 24. È stato il magistrato antimafia Nicola Gratteri a inaugurare a Locri l'anno scolastico degli istituti cittadini.
Il procuratore della Repubblica di Catanzaro si è confrontato al Palacultura con gli studenti del territorio su mafia e legalità, un'occasione per ribadire le sue posizioni alla futura classe dirigente calabrese. Cerchiamo di mettere nella loro testa il tallo del dubbio, cerchiamo di lanciare dei messaggi per farli riflettere, non per imporre dei diktat, farli ragionare, spiegargli se conviene o meno delinquere, ma non con un approccio etico, morale, ma con un approccio economico, cioè fargli capire quanto guadagna un corriere di cocaina, cosa rischia un corriere di cocaina, quanto guadagna un idraulico o un panettiere. Nel corso della manifestazione spazio alla cerimonia per il conferimento della borsa di studio in memoria di Fortunato La Rosa, il medico oculista barbaramente ucciso nel settembre del 2005 a Canolo. Beh, indubbiamente è una iniziativa che ho apprezzato molto, perché ricorda una persona onesta, brava, che è stata un po' trascurata veramente, principalmente dalla giustizia. E quindi poi è un'iniziativa che, a parte il ricordo, stimola anche l'interesse dei ragazzi verso quello che dovrebbe essere la normalità, ma spesso viene considerato un'eccezione. Ilario Balì per la CNews 24. Molti spettacoli di altissimo livello, tanti in esclusiva regionale, un punto di riferimento nel panorama culturale calabrese e non solo. La rassegna teatrale dell'Unical anche quest'anno presenta un ricco cartellone. L'attività inaugurata lo scorso 30 ottobre da Isa Daniele e Giuliana Desio con la commedia delle signorine di Gianni Clementi prosegue con una scelta precisa di spettacoli di alta qualità. Ripartiamo fino a novembre con un grande spettacolo che è di una produzione che a casa a Napoli, che vedrà in scena Claudio Santamaria e Marlene Kunz con la regia di Fabrizio Arcuri, con la musicazione di un film straordinario di Murnau. Riprendiamo a gennaio il teatro con Gigi Locascio e Sergio Rubini, con Delitto e Castigo, scusate se poco, e poi ci saranno i Pirandello con Simone Sframeli, ma ci sarà una grande parte anche della musica. Questa mattina la presentazione della stagione 2018-2019, un cartellone che arricchisce culturalmente l'Università della Calabria. Certo, noi siamo nati su spinta del territorio, siamo per il territorio e quindi... Anche questo fatto, noi facciamo una produzione culturale di buon livello, anzi direi in alcuni casi di ottimo livello, che quest'anno sarà arricchita anche perché tornerà una stagione di musica classica. Il nostro impegno culturale è rinnovato e oserei dire potenziato. Un evento da non perdere che coniuga perfettamente cultura e divertimento. Stefania Belvedere per la CNews 24. Sarà la voce della dolcissima Victoria Cosentino a rappresentare la Calabria alla 61esima edizione dello Zecchino d'Oro. Sono emozionata, sono contenta perché poi ho conosciuto tanti amici e non vedo l'ora di rivederli perché siamo stati tantissimi giorni là e intanto abbiamo fatto tante amicizie. Da questo pomeriggio alle 16.40 la bimba di 6 anni di Sant'Andrea Apostolo sullo Ionio in provincia di Catanzaro salirà sul palco della storica rassegna canora di Rai 1 per 4 sabati consecutivi con il brano La Cicala Latina che Victoria ha sentito subito suo. A casa mi chiamano tutti Cicala ed è la canzone che mi sta bene. A trasmettere a Victoria la passione per il canto sono stati i suoi genitori, in particolare papà Christian, insegnante di musica e patron del festival Una Voce per lo Ionio. È stata immersa già in questo mondo, in questa atmosfera sin da piccolina, da piccolissima ha sempre seguito le lezioni degli altri bambini qui nel nostro studio musicale, i concerti con il coro, le nostre attività con il festival, quindi non poteva che essere immersa in questo mondo musicale. Per noi è già una vittoria essere lì ed essere stata selezionata su migliaia e migliaia di ragazzi. Ed essere poi l'unica calabrese in gara ci inorgoglisce ancora di più. E a poche ore dalla diretta è la stessa Victoria ad invitare tutti i calabresi a sostenerla su Rai 1. Invito tutti a seguirmi allo Zecchino d'Oro e votatemi pure sul sito dello Zecchino, www.zecchinodoro.rai.it. Rossella Galati per la CNews 24.
Simi prima illude, poi con un'autorete condanna il Crotone. La cura Oddo non funziona e lontano dallo sci da Perugia gli squali pitagorici subiscono la quinta sconfitta in 6 gare. Un solo punto in 2 partite con l'ex stantuffo della nazionale in panca, costretto a mandare in campo una formazione rattoppata per via delle assenze. Il Perugia, dopo 2 occasioni per i calabresi procurate da Firenze e Rodien, minaccia seriamente la porta difesa da Festa al 21esimo, ma l'estremo ospite vanifica l'occasionissima di Melchiorre. Al 23esimo il vice Cordaz nulla può su Verre, innescato da Kingsley, che soffia il pallone a Faroni e offre al compagno l'assist giusto. Il tiro di Verre è deviato da Semperisi e finisce in rete. Il Crotone prova a reagire e al 39esimo sfiora il pari grazie ad un'inzuccata di Firenze sul traversone di Molina, viene però neutralizzata da Gabriel. Ad avvio di riprese il Crotone si mostra decisamente più in palla, indiscutibile il rigore che Simi prima si procura e poi trasforma. La gioia dei rossoblù dura comunque poco, bastano 8 minuti al Perugia per tornare in vantaggio, punizione laterale di Falasco, deviazione di Simi e sfera alle spalle di Festa. Il risultato non cambia fino al 90esimo, malgrado le occasioni di Melchiorre e Dragomir per i padroni di casa e quella del solito Simi per gli ospiti. Perugia-Crotone 2-1, per avere gli effetti della cura 8 ci vorrà ancora tempo. Ma nel primo tempo sicuramente non abbiamo fatto una buona partita, ma più che altro dal punto di vista mentale. Abbiamo sbagliato l'approccio, avrei voluto cose diverse in campo e le abbiamo fatte male. E senza poi subire particolarmente occasioni da gol. Il primo gol ce lo siamo fatti praticamente da soli e sotto questo aspetto dobbiamo essere un po' più furbi, un po' più scaltri. Poi nel secondo tempo eravamo messi molto meglio in campo, l'abbiamo praticamente dominato e ci siamo rifatti un altro gol. Da Crotone per la Cirius 24. È arrivato a Vibo nell'anonimato più totale. Nell'estate da mercato record in Serie C il suo ingaggio alla vibonese è praticamente passato inosservato. A distanza di 3 mesi è diventato uno dei giocatori più in vista dell'intero campionato di terza serie. Leonardo Taurino da Taranto, 23enne, attaccante dalle spiccate qualità sotto porta, che stanno facendo le fortune del club monteleonese, e il bomber che non ti aspetti, in cima alla speciale classifica che mette in fila i migliori marcatori del campionato. Dopo le reti al Matera, Rieti, alla Cavese e la doppietta contro il Francavilla, si è accomodato al fianco di mostri sacri del gol, gente come Gigi Castaldo e Franz Aclei. Il primo è l'uomo da 60 gol in B, sbarcato in C per portare in alto la casertana. Il secondo, 38 anni suonati, è uno dei bomber più prolifici di sempre, ancora in attività. E poi c'è Taurino, una partita in più giocata dei suoi colleghi, ma più decisivo in termini di punti in classifica. Lo ha pescato il DS rossoblù Simone Lo Schiavo, praticamente fuori rosa alla Ternana, lì dove è cresciuto calcisticamente e lì dove adesso, probabilmente, si staranno mangiando le mani. Non me l'aspettavo nemmeno io in questo, dopo 10 partite, avere 5 gol. Per loro penso che sia normale, visto che Castaldo ha più di 50 gol in Serie B, penso che è normale. Ma per me è veramente un onore stare lì avanti insieme a questa gente qui. È stata brava la squadra a mettermi in condizioni sempre di fare gol, perché se andiamo a vedere sono stati tutti, diciamo, gol su assist, uno di Silvestri, un bel assist, due di Bobas, cioè alla fine devo ringraziare loro. Da Vibo Valentia per la CNews 24. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. La C News 24, edizione giorno alle 14.15 ed edizione sera alle 20.30. La C News 24, la Calabria che fa notizia.